Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo oggi qui con un nuovo aggiornamento di canale dopo una settimana dal precedente perché dobbiamo scegliere effettivamente quale serie far partire al posto di Sekiro Shadows Die Twice. Prima di procedere con l'elenco effettivo dei giochi che ho selezionato tra le vostre proposte e le mie in base più o meno ai commenti che mi avete lasciato sotto al precedente aggiornamento di canale, vorrei ringraziarvi per il caloroso bentornato che mi avete fatto sentire. Temevo che dopo tutta questa inattività sarebbe stato più difficile far ripartire il canale, un po' perché YouTube non ti aiuta quando non carichi frequentemente, facendoti sparire letteralmente dai feed, ma soprattutto temevo che molti di voi pensassero che il canale fosse appunto stato abbandonato, come qualcuno mi ha scritto sotto qualche precedente video, e che non ci fosse più motivo di tornare qui. Invece sono rimasta piacevolmente stupita perché siete tornati praticamente tutti. Quelli che commentano con frequenza i vari contenuti che carico sul canale si sono riuniti sotto al video di update e mi hanno fatto sentire che sono qui e pronti per intraprendere una nuova avventura. Ma chiudiamo subito questa parentesi perché sennò di nuovo ci metto 29 ore per esprimere un concetto di 3 secondi. E andiamo subito al punto. Siamo qui oggi, come dicevo poco fa, per far partire le votazioni per la nuova serie. Allora, io ho proposto alcuni giochi che mi frullavano in testa di recente, voi li avete presi, avete scelto alcuni di questi, avete aggiunto qualcos'altro, avete proposto cose che non conosco, ovviamente, e quindi mi sono dovuta informare su questo e quello prima di decidere se prendere in considerazione le vostre proposte o meno, perché far partire una serie su un titolo che non conosco ci può stare, ma devo sapere se il gioco che vado poi a trattare è nelle mie corde oppure no, perché altrimenti i video poi risulterebbero noiosi se io stessa in primis non mi diverto a giocare il gioco. Quindi ho dovuto fare un po' di ricerche, ho dovuto imparare un po' di cose e ho domande. Preparatevi perché ho domande. Allora, inizierei con il dare quelli che sono i principali perdenti delle mie proposte, ovvero Lords of the Fallen, Vampyr e A Plague Tale hanno ricevuto veramente poco interesse da parte vostra. Quasi nessuno, se non giusto un paio di persone, hanno espresso un po' di interesse verso un titolo piuttosto che l'altro di questo elenco, e quindi questi giochi per ora li mettiamo un po' da parte. E dopo aver scartato alcune delle mie proposte, ora mi appropinquo a scartare anche le vostre, perché mi pare giusto un po' per uno. Allora, piccola premessa che non vuole essere un rimprovero, ragazzi, ma semplicemente un'osservazione. Vi siete sbizzarriti nel propormi tantissimi titoli presenti, futuri e passati che vorreste vedermi portare sul canale? Mi dispiace dover fare colei che infrange i vostri desideri, ma purtroppo abbiamo solamente 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, nel quale i video escono per 5, perché poi gli altri 2 giorni sono dedicati alla programmazione della settimana successiva, e quindi materialmente non c'è il tempo, ragazzi, non ce la facciamo a portare tutto quello che esiste nel mondo. Quindi se non mi sentite nominare i giochi che avete scritto nei commenti, non prendetela sul personale. Purtroppo ho dovuto fare una selezione di tutte le proposte e prenderne solamente alcune di quelle più popolari o più in linea con i miei gusti personali. Ciò non toglie che io abbia letto tutti i vostri commenti e mi sia appuntata tutte le cose che mi interessano, come per esempio Kina, Bridge of Spirits e Shin Megami Tensei Nocturne, spero di averlo letto correttamente, che non conoscevo assolutamente ma che sembra molto interessante, sono stati messi nell'elenco delle cose che prima o poi mi andrò a giocare e chi lo sa, magari in futuro proporrò sul canale e potrete votare, però per le votazioni di oggi non saranno presenti. Saranno presenti però tanti altri titoli e io partirei proprio dal grosso elefante nella stanza che probabilmente nessuno di voi sta vedendo, ma io sto proprio fissando negli occhi in modo anche un po' inquietante, ovvero Nier Automata. Non avrei mai detto, in svariati avete nominato questo titolo. Ora, io non conosco niente, assolutamente nada di Nier Automata. Mi era capitato tempo e tempo e tempo fa di vedere su una live dei Termosifoni, più precisamente di Moro, un gameplay appunto di Nier di un 5-10 minuti, perché mi ha stufato subito, che era più o meno quello che state vedendo sotto. Ora, non ricordo se era esattamente questo livello o un altro simile, però quello che stava succedendo è che c'era un robottone che sparava proiettili ad altri robottoni. Ora, non è esattamente il mio genere preferito, assolutamente no. Quando il mio schermo inizia progressivamente a riempirsi di proiettili diretti verso la mia persona, il mio cervello si spegne, schermata blu Messi.exe ha smesso di funzionare
e di conseguenza io ho chiuso la live dopo, appunto, vi ho detto 5-10 minuti al massimo, ma secondo me non ci sono arrivata a 10 minuti, e me ne sono andata via tirando una bella riga rossa sul titolo Nier Automata, che era presente nell'elenco di giochi che avrei voluto provare, ma dopo aver visto quella sezione di gameplay ho cambiato un po' idea. Ora, avendolo riportato sotto la mia attenzione, sono andata un po' meglio a controllare che genere di gioco sia questo Nier, e ho scoperto che la parte spara spara al robottone è solamente, appunto, una parte di quello che in realtà è un titolo action RPG. Ora arrivano le domande, ed è qui che vi voglio, quindi attenti, mi raccomando, smettetela di fare tutto quello che state facendo e concentratevi. Domanda numero 1, la più importante, che determinerà se prenderò in considerazione o meno questo titolo per le votazioni. Rivolto ovviamente a chi conosce il titolo nel complesso, e mettiamola in questo modo giusto per non perdere l'abitudine dei doppi sensi: quanto è invasiva rispetto al gioco completo questa sezione nel quale siamo a cavallo del robottone? Cioè, quanto dobbiamo starci su sto arnese rispetto alla complessità del gioco? È più action RPG o è più cavalca al robottone? Fatemi sapere questa cosa, perché in base a questo, se fosse più action RPG, potrei veramente prendere in considerazione il fatto di portarci una serie. Quando fu annunciato con il suo bellissimo trailer di lancio, ammetto che ha attirato la mia attenzione, e potrebbe essere semplicemente stato un caso sfortunato che io abbia visto una sezione di gameplay che non è esattamente consona ai miei gusti. Quindi metterò Nier tra i titoli votabili, diciamo così, per la prossima serie, ma lo prenderò in considerazione solamente se non si tratta di un cavalca al robottone per ore e picchia 2-3 persone per 5 minuti, giusto per restare lontano dai doppi sensi. Quindi, chiarito questo punto, io in votazione metterei 3 dei miei titoli, ovvero Lies of P, Dragon's Dogma e Horizon Zero Dawn, che sono i giochi che hanno attirato più interesse nella maggior parte di gente sotto ai commenti, e 2 delle vostre scelte, ovvero Resident Evil 4 Remake, l'ultimo che è stato rilasciato, che comunque interessa anche a me. Resident Evil 4 è stato il primo Resident Evil che io abbia mai giocato in vita mia, e parlo di quello che fu rilasciato secoli e secoli fa, e questo remake sembra fatto piuttosto bene e ha ricevuto delle critiche piuttosto positive, quindi sono molto incline a volerlo provare, e appunto Nier Automata. Lo mettiamo in votazione e poi deciderò, in base a quello che mi dite voi, se prenderlo effettivamente in considerazione o meno. Quindi, per concludere, questi sono i 5 titoli, 2, 3, 4, 5, sì, sono 5, brava me che so contare, che faranno parte delle opzioni per le votazioni della prossima serie, in sostituzione a quella di Sekiro. Per semplificarmi la vita in fase di conteggio dei voti, ho rilasciato un post nella sezione community nel quale potete andare e semplicemente selezionare il gioco che volete vedere, appunto, partire sul canale. Però se volete far felice la sottoscritta, lasciate anche un commento sotto questo video. O se semplicemente siete indecisi su cosa far partire, potete fare una classifica di gradimento dei vari titoli che verrà presa in considerazione nel caso ci siano dei pareggi tra i giochi che ho proposto. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, l'80% delle motivazioni per cui realizzo contenuti su YouTube è l'interazione che ho con voi, quindi commentate senza aver paura. Ci sono utenti che si scusano quando si accorgono di aver fatto commenti troppo lunghi. Ragazzi, no, non ce n'è bisogno, anzi, se volete fateli ancora più lunghi, potete scrivermi anche dei poemi che io ve li leggo tutti. Certo, magari ci metterò un paio di giorni, non lo metto in dubbio, però comunque li leggo tutti, e quando non mi vedete rispondere non è perché vi ignoro, ma semplicemente YouTube fa il furbo, ogni tanto non mi visualizza i commenti, non mi manda le notifiche, e quindi alcuni mi scappano e non li vedo, però generalmente rispondo sempre a tutti con molto piacere, quindi non preoccupatevi se scrivete tanto, voi scrivete commenti corti, lunghi, seri, idioti, qualsiasi cosa vi va di scrivere, l'interazione è quello che interessa a me personalmente sotto i video, quindi non preoccupatevi. Comunque, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, cosa dovete fare lo sapete, sono rimasta anche sotto i 10 minuti, quindi sono orgogliosa di me stessa, non vi ho fatto perdere troppo tempo. Ci si risente domani con un nuovo video, sempre qui sul mio canale. Per oggi è tutto, non mi resta che augurarvi una buona giornata.